Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video, a grandissima richiesta, un nuovo mukbang. Lo so che era tantissimo tempo che non ne facevo uno e quindi oggi voglio tornare con un tipo di mukbang molto classico, per quanto mi riguarda, che forse è stato il primo mukbang anche che io abbia mai fatto, e cioè sushi, ragazzi. Era da un po' che non lo ordinavo, oggi mi andava tantissimo e mi sono detta: ok, approfittiamo e filmiamo un nuovo mukbang, anche perché voglio tornare ad essere molto più presente su YouTube. Questo è il ristorante dal quale ho ordinato, si chiama Mojo ed è ovviamente un ristorante giapponese. Ne ho due in realtà, assolutamente non sponsorizzato questo video, ne ho due in realtà che mi piacciono e che fanno i nigiri col salmone affumicato, quindi vado un po' a rotazione, ma oggi appunto ho ordinato da questo. Se sentite rumori sospetti sono i gatti. Comunque Gatta Stellina sta fuori inquadratura, appena fuori inquadratura è qua, che fa le fusa non perché vuole comunicarmi che mi vuole bene e che mi adora, ma solo perché ovviamente sente l'odore del sushi. No? E qui c'è anche Gatto Demmer! Tutti fuori inquadratura, però li sentite secondo me in sottofondo. Hanno appena mangiato, ok? Quindi non hanno fame, non fatevi intenerire o impietosire da loro perché sanno come farvi impietosire, ma vi garantisco che non hanno fame, anzi, stanno ancora a dieta ferrea. Spero di essere a fuoco perché fino al monitor della videocamera non riesco a vedervi perché l'ho messa abbastanza lontana in modo da poter inquadrare anche ovviamente il cibo e le cosine, insomma, qui sul tavolo. Vi faccio intanto vedere quello che ho preso, che sembra poco, ma in realtà, ragazzi, ho preso un sacco di roba, ma l'hanno tutta appiccicata e striminzita, non lo so, per farla stare in queste piccole box. Intanto sento già l'odore dell'insalata che voi sapete io detesto, cioè non c'è cosa che io odi di più al mondo per quanto riguarda il cibo dell'insalata. Forse il durian può arrivare ai livelli, ma veramente e sento l'odore comunque. Questi sono i roll che appunto non so se saranno a fuoco, sono roll con granchio croccante, poi i maki roll semplici al salmone e poi un altro roll croccante con Philadelphia. Secondo me in Italia i roll sono sempre o da 6 o da 8, ma 4 mi sembra poco. Non lo so, comunque, tre roll, questi sono tre roll diversi. E poi qui ci sono. Mi fa impazzire questa scatolina così piccina. E qui ci sono i sei nigiri, cioè sei nigiri in una scatolina così piccola. E sono quattro. Tra l'altro c'è la puzza della cipolla. Io lo so, le dico sempre queste cose. Io per il cibo sono molto particolare, ma se io ordino i maki con salmone e avocado, no? Che mi devi mettere la cipolla sopra, cioè metticela negli ingredienti almeno, così leggo, vedo che c'è la cipolla e io ti scrivo per favore senza cipolla, ma loro non te la mettono negli ingredienti, poi ti arriva e puzza, perché la cipolla per me andrebbe usata solo per tipo il soffritto o comunque grattugiata nei piatti, ma così cruda, pezzettoni, ragazzi, per me. Ecco, forse c'è cosa peggiore dell'insalata, la cipolla cruda. Ok, quindi devo assolutamente togliere sta roba. E sono quattro nigiri al salmone affumicato. Sopra ci mettono anche un po' di maionese. Se poca, non mi dispiace, ma sicuramente toglierò anche tutta l'erba cipollina. Altra cosa che qui, ma anche in Italia, in realtà un po' ovunque, sono io che sono particolare, mi rendo conto. Un'altra cosa che io detesto è il fatto che mettono l'erba cipollina ovunque, cioè se non c'è negli ingredienti, no? Allora diceva nigiri con salmone affumicato, ok, ingredienti, riso, salmone. Quindi perché dovete mettermi l'erba cipollina che magari non mi piace e quindi devo toglierla? Vabbè. Comunque questi sono i quattro nigiri al salmone affumicato e poi ce ne sono due invece salmone normale con avocado e anche con questa cipolla che appunto non vedo l'ora di togliere. Ok, ho deciso di mettere la busta con le scatoline del sushi qua, così sicuramente vedrete i gatti che cercano di accaparrarsi qualcosa, ma non c'è niente. Comunque ho messo tutti i vari sushi sui piatti perché onestamente non sarei riuscita a mangiarli da quelle scatole minuscole e quindi direi che prima di iniziare, ragazzi, scusate, ma sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare l'anteprima che tanto vi piace.
Spesso quando registro i mukbang mi dimentico completamente perché ho talmente fame che vado e inizio subito a mangiare e mi dimentico che invece mi serve il cibo per fare l'anteprima, quindi facciamolo adesso. Mi sono avvicinata anche un po' di più, secondo me viene meglio. Oppure proviamo con le bacchette, che tra l'altro come sempre me ne hanno date due, ogni volta è così, o mangio io per due, non lo so, ma me ne danno sempre due. E intanto c'è sempre l'ansia che una scheggia vada a finirmi tipo nel dito quando stacco le bacchette, ok? Infatti, guardate che arma pericolosissima, la vedete? È una scheggia enorme, qua. Infatti rimpiango tantissimo le mie bacchette di Hello Kitty che però ho rotto, quelle che avevo preso a Tokyo. Devo tornare a Tokyo solo per prendere altre bacchette, perché vi giuro online o nei negozi non ne esistono come quelle che io ho visto in Giappone. Comunque proviamo a fare la gatta, non so se l'avete, il gatta Stellina ha appena mangiato letteralmente. Penso che possa bastare, e che poi alla fine non le prendo neanche sempre le anteprime da queste scene, a volte prendo frame a caso nel video per fare l'anteprima. Quindi, prima cosa, allora, mi hanno dato, a parte, vi ho fatto vedere tutti i sushi, ok, così li vedete meglio, poi mi hanno dato, allora, zenzero, che a me non piace, non lo mangio mai, andrebbe mangiato, lo sappiamo tutti ormai, quando si passa da una tipologia di sushi all'altra, un po' per togliere il sapore, però io detesto anche questo, quindi assolutamente no. Altra cosa che non mi piace per niente è il wasabi, mi piace, cioè adoro il piccante, però mi piace il peperoncino, il wasabi proprio ha un sapore che no, quindi non lo mangio mai. E quindi l'unica cosa che mi serviva è la salsa di soia, anzi non penso che sarà sufficiente perché io ne mangio tantissima, la amo, sarà perché è super salata ma io la adoro, e non penso che tre saranno sufficienti, ma ne ho altra, quindi top. Ogni volta che apro queste bustine è la morte, il disagio, perché mi macchio sempre, forse questa volta ce la possiamo fare perché schizza ovunque. Quindi ciotolina per la salsa di soia. In realtà non me ne frega niente di quella borsa, quindi la sposto. Avete già capito? Sono troppo furbi. Hanno già perfettamente capito che il cibo non è più là. E apriamo un'altra, naturalmente. Comunque, ragazzi, in questo momento sto soffrendo il caldo e ci saranno 23 gradi qui, ma c'è un sacco di umidità. E come al solito, se vedete che i miei baffetti sono bagnati perché sudo solo qui, abbiamo appurato questa cosa, non so che cosa devo fare, perché da quanto ho capito non si può iniettare il Botox in questa zona, perché altrimenti non muovi più i muscoli, quindi non so che cosa fare, e l'estate è la stagione peggiore per me, quindi ok, versiamo direttamente anche la terza bustina. Ma ho sentito, per quanto riguarda il caldo, vabbè, piccola parentesi perché small talk non ci piace, ho sentito che in Italia, ragazzi, sta facendo un caldo tremendo, ho tutte le mie amiche, i miei amici da varie parti d'Italia che si stanno lamentando tantissimo e mi chiedono come sia il tempo qui, e io, ma ci sono 22 gradi, 23, la sera tipo 15, quindi si sta bene, insomma tutti invidiosissimi, però io un po' invidio il bel tempo che c'è in Italia, perché qui sì, si respira, quindi non si soffre assolutamente, però diciamo che sta piovendo parecchio in questi giorni, quindi è difficile organizzare uscite all'aperto, perché poi non sai mai e ti becchi l'acquazzone, quindi ok, finalmente iniziamo a mangiare, anzi no, se siete molto picky eaters, cioè se siete picky eaters come me, cioè che avete appunto queste difficoltà con il cibo, molte cose non vi piacciono, e, prima si va naturalmente a spulciare e a fare l'autopsia, ok, di tutte le cose che
non ci piacciono. Quindi ho lasciato questo pezzo per poterlo fare con voi, perché reality, vogliamo la realtà. Allora, pezzettino puzzolente di cipolla, altri due pezzettini super puzzolentissimi di cipolla, via, che purtroppo ha contaminato i miei nigiri e la cosa non mi rende felice perché puzzano. Poi tutta questa bellissima erba cipollina, via. Gatta, gatta non ti piace, gatta non ti piace. Arriva anche Denver adesso. Ma perché loro sono convinti che gli darò qualcosa? Il fatto è che ragazzi, sono poverini, sono ancora in super dieta, mi è stato imposto dal veterinario e sono dimagriti entrambi. Quindi dobbiamo continuare così, gatti. Non posso, gatta stellina, non posso, gatta stellina. Da bere, quasi mi dimenticavo, da bere nel mio bellissimo bicchiere Starbucks. Oggi, così per cambiare, ho la Oran Soda. Di solito, sì, bevo Coca Zero durante i pasti. Però nell'ultimo periodo un po' switcho tra tè freddi, Coca-Cola Zero, Oran Soda, Lemon Soda. Un po' così a caso. Oggi ho questa che è italianissima come soda. Ma ho trovato un supermercato qui ad Amsterdam che ha solo prodotti italiani e che la vende, e quindi ho fatto un bel po' di scorta di questa, appunto, della lemon soda, di estate. Ragazzi, quanto mi manca l'estate, per me è il tè freddo più buono al mondo. Ce ne sono altri di tè freddi buonissimi sloveni che prendo sempre quando vado in Slovenia e mi mancano tantissimo, sia quelli italiani che quelli sloveni, che qui ovviamente non trovo. Cheers. Questa Oran Soda è assolutamente senza bolle, ma vabbè. Iniziamo dai nigiri salmone affumicato. Penso di essere l'unica che fa i mukbang e parla per mezz'ora prima di iniziare a mangiare. Comunque il nigiri va sempre immerso nella salsa di soia dalla parte del pesce, ma lo facciamo, ma anche no. Strepitoso, ragazzi, strepitoso. Quindi fatemi sapere quanti gradi ci sono da voi in questo momento e come ve la state passando, perché so che tipo al sud ci sono 45 gradi, ho sentito, in Sicilia, cose veramente, cioè ai livelli di Dubai. Quando siamo state a Dubai l'estate scorsa c'erano 48 gradi, quindi siamo là. Mamma mia, ragazzi, questo roll con salmone Philadelphia e pezzettini di pistacchio è la fine del mondo, mamma mia. Okay. Maki, piccolino, in realtà non avevo notato che c'erano solo 4 pezzi per i roll, altrimenti forse ne avrei presi di più, comunque. Ragazzi, quanto ci stava il sushi, mamma mia. Momento zen, me lo sto proprio godendo, mamma mia che sapore, buonissimo. Comunque, volevo iniziare subito questo video ringraziandovi. Allora, adesso vado ad assaggiare il roll con il granchio in tempura o fritto e l'avocado. Questo non l'avevo mai preso. Io sì, ci faccio il bagno nella salsa di soia, non riuscite a vederlo, ma ci faccio il bagno proprio, io adoro la salsa di soia, vediamo. Non è il mio preferito, ma non è male, non è male. Volevo subito, prima di tutto, ringraziarvi tantissimo veramente per i bellissimi messaggi e commenti che mi avete mandato dopo il video che è andato online venerdì scorso, in cui appunto vi ho raccontato della mia esperienza, di quello che pensavo fosse un neo, che poi si è rivelato un carcinoma, quindi una tipologia di tumore
maligno, che però se preso in tempo, insomma, non è assolutamente rischioso. Per fortuna appunto è andato tutto bene, l'ho rimosso, adesso devo solo fare le solite visite annuali, quindi assolutamente non voglio farvi preoccupare perché sto benissimo e sono stata fortunatissima. Ma voglio davvero ringraziarvi per l'appoggio e il sostegno che mi avete dato. Ho letto molte storie simili alla mia, mi hanno toccato molto e sono particolarmente contenta perché in molti mi avete scritto: Nicole, dopo questo video vado a fare la visita dei nei. Nicole, c'era un neo che non mi convinceva, non mi decidevo ad andare a prenotare, grazie al tuo video ho prenotato, prometto che staremo più attenti. Insomma, questo mi ha fatto veramente tanto piacere, perché come vi dico sempre, ci sono delle tipologie di video che faccio proprio perché voglio, cioè puramente perché ci tengo a voi praticamente, quindi quando passo qualcosa nella mia vita di brutto, dispiacevole, ve lo racconto in modo che possiate non passarci, cioè non passare quello che ho passato io, quindi mi ha fatto insomma molto piacere, volevo solo ringraziarvi, piccola parentesi, per avermi mandato tantissimi bei messaggi. Ne approfitto in questo video per raccontarvi cose che volevo raccontarvi ma non ho ancora avuto occasione. Tipo, quando sono stata in Trentino, lo sapete, vi ho postato il video eccetera eccetera, nell'hotel Solea, bellissimo, con la spa eccetera, ma una cosa è successa che io non vi ho raccontato perché mi è stato proprio chiesto di non dire fino ad un certo punto, e quindi insomma ormai posso raccontarlo tranquillamente. Ogni boccone che faccio c'ho i gatti che mi fissano intensamente. Non mi fate venire i sensi di colpa, è inutile che ci provate, cioè avete già mangiato ragazzi, basta. Ma la cosa che non vi ho raccontato è che, allora, appena entrata in hotel, ho notato diversi volantini sparsi, insomma, in ascensore, nei corridoi, eccetera, in cui veniva chiesto, cioè, c'era scritto Vasco Tour, e poi c'era scritto di non invitare fan per fare fotografie. E io ho pensato, ma scusate un attimo, cioè, allora, voi... Questi volantini non sono rivolti ai fan, ma sono rivolti a Vasco e alla sua equipe, alla sua troupe, perché se mi dite non, cioè se c'è scritto non invitare i fan qui all'hotel, significa che lo state dicendo agli addetti dei lavori di Vasco. E quindi questa cosa mi ha sconcertato, però ero là tipo buh, ok. Poi vado a vedere Instagram di Vasco e vedo che posta, perché io sapevo che lui aveva il concerto in quei giorni a Trento, ma io ero in provincia di Trento, in un paesino piccolino e lontano, quindi non pensavo che potesse alloggiare lì. Fatto sta che alla fine Vasco alloggiava nel mio stesso identico hotel, ok? Perché, come me ne sono accorta? Me ne sono accorta perché nelle storie di Instagram aveva postato, lui va sempre a farsi ste passeggiate, voi lo sapete, io sono super grandissima fan di Vasco, e da generazioni, tipo mia mamma prima di me, eccetera. E quindi ho visto che nelle storie lui stava nello stesso paesino, Fai della Paganella, in provincia di Trento, in cui mi trovavo, e ho detto, oh mio Dio, che tra l'altro il concerto era la settimana dopo, quindi io... Ragazzi, non ci potevo credere, cioè mi sono messa tipo a urlare, ho chiamato mia mamma subito, cioè tipo ero fuori di me, non capivo niente, ma io non l'avevo visto ancora, ok? Non l'avevo visto, e quindi vado dal barista e gli dico, scusa, io con la faccia tosta, perché questo era molto carino, quindi ci aveva salutate, e faccio, scusa, approfitto della tua gentilezza, ma... Vasco è ancora qui nell'hotel? Ovviamente non gli ho chiesto se era lì, ma se era ancora lì, come se io ne fossi certa, in realtà non ero certa, però insomma gli ho chiesto così e mi fa sì sì, e io tipo probabilmente bianca, faccio
Ah, e a che ora viene a pranzo? Mi dice no, a pranzo non viene, di solito fa la colazione, oppure cosa mi ha detto? No, colazione non viene, fa solo pranzo e cena, una roba del genere. Faccio, ah, ok, e a che ora viene a cena, visto che sei così gentile? E sto ragazzo mi fa, davvero carino, mi fa, eh sì, guarda, lui di solito verso le 8, 8 e mezza scende, quindi io ovviamente alle 8 in punto mi sto... E poi gli faccio, ah, e dov'è che mangia? E mi fa la sua saletta privata là. Io vado, ok, quindi mi sono piazzata letteralmente davanti a quella sala per tipo 2 ore, fino a quando prima è scesa la guardia del corpo di Vasco. Adesso vi racconto perché vi giuro che tra l'altro simpaticissimo Nicola, io lo adoro. Un omone gigantesco che veramente ti faceva paura. Io tipo la scusa, io vorrei incontrare Vasco. No, perché ho chiesto ai ragazzi del bar, mi hanno detto quella è una delle sue guardie del corpo. Quindi io diretta, ciao, scusa, io voglio incontrare Vasco, sono una fan. E questo tipo, vabbè, gli rompevo le scatole. E tutto ad un, cioè, ad un certo punto mi sto emozionando di nuovo, ragazzi. Ad un certo punto io stavo lì a parlare con la guardia del corpo di Vasco per rompergli le scatole perché me lo faccia conoscere. In quel preciso istante arriva Vasco, che va diretto dalla sua guardia del corpo, quindi da me, perché eravamo uno a fianco all'altra, e fa: buonasera a tutti! Io letteralmente, cioè, non riuscivo a spiccicare parola, ero tipo. Non, cioè, dall'emozione non me l'aspettavo, mio Dio! E l'unica cosa che la mia mente è riuscita a partorire, cioè, potevo dirgli: Vasco, ti vogliamo bene, Vasco, sei un grande, ti seguo da sempre. Cioè, era letteralmente non c'era nessuno. Cioè, io la guardia del corpo e lui, Vasco a 30 centimetri di me, da me, io che cos'è che ho partorito la mia mente? Che cos'è che ha partorito? Gli ho detto: oddio, mi sento male. Cioè, rendiamoci conto, vi prego. E quindi niente, lui si è girato e è andato a cena. E io tipo lì con le guardie del corpo, oddio, ma non puoi darmi altri 2 minuti? Mi fa, ma l'hai incontrato adesso, cioè nel senso potevi dirgli qualcosa, ma io cioè ero troppo emozionata, mi tremavano le ginocchia, vi giuro. Stavo per avere un crollo di pressione, stavo per sentirmi male. Comunque, fatto sta che poi ho rotto le scatole talmente tanto a questa povera guardia del corpo, che sicuramente ancora si ricorderà di me, fino a quando ha accettato di farmi fare l'autografo. Quindi, che poi ho rivisto Vasco anche il giorno dopo a cena, ed è stato veramente stranissimo, me l'aspettavo molto più alto, nonostante io l'abbia già visto in 1000 concerti diversi, però sul palco è difficile farti un'idea esatta dell'altezza, ma tipo è molto più basso di me. E tipo ci sono rimasta così e poi niente, appunto mi sono fatta fare l'autografo e i baristi, la responsabile del bar mi ha detto devi stargli molto simpatica perché tipo non ha fatto fare l'autografo per nessuno, solo a te, io tipo e vai? E poi tra l'altro parlando con la guardia del corpo mi fa sì, comunque mi sono informato visto che sei di Trieste, quindi sono andati a vedersi il mio Instagram per capire se potevo essere, cioè tipo una pazza. Ragazzi, non potete capire, avevo troppa voglia di sushi. Beh, insomma, alla fine non sono riuscita a fare una foto con Vasco perché, causa Covid, era l'inizio del tour, aveva un po' paura ad avvicinarsi a troppe persone, anche perché, ha 70 anni ormai. Quindi non ho potuto fare la foto con Vasco, ma ho l'autografo, l'ho visto più volte perché era lì sempre pranzo e cena, a tipo 50 centimetri da me e basta. E ho fatto la foto però con la guardia del corpo di Vasco, che era veramente un grande, ve la faccio vedere. Eccola qua, non penso sarà a fuoco, però siamo io e Nicola, appunto la guardia del corpo di Vasco, che vi giuro era troppo 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 simpatico, veramente un omone orso gigante, ma secondo me una persona molto buona, anzi sicuramente è stato veramente carino. Ma la cosa più assurda di tutto è che io dovevo andare al concerto di Vasco a Trento, però per vari motivi non sono potuta andare e quindi ero molto dispiaciuta di questo perché ovviamente ci tenevo un sacco e tra di me mi dicevo sempre, no? Dicevo, quando vedrò Vasco, perché io sapete come la penso, no? E quindi non dico mai se una cosa succederà, io so che succederà e dico quando succederà, e ragazzi, è successo.
E la cosa più bella di tutte è che è successo che io l'abbia incontrato proprio quando dovevo andare al concerto, ma poi è venuto fuori che non ci potevo andare e quindi ci sono rimasta malissimo e mi dispiaceva tantissimo e poi l'universo mi ha regalato l'incontro faccia a faccia con Vasco nel mio stesso hotel più volte con due autografi eccetera eccetera che vi giuro. Cioè, è stato un sogno che si realizzava, un sogno pazzesco. Mentre poi in Sardegna ho visto invece Marchisio, che era mio vicino di ombrellone per 2 giornate. Se mi seguite su Instagram avete sicuramente anche visto i video che gli ho fatto, eccetera, eccetera, Marchisio. Quindi non aggiungeremo altro, anche se in realtà gli ho fatto anche qualche altro video, ragazzi, tipo di lui che esce dal mare. Però non li posterò perché ho visto che tutto quello che posto Marchisio se lo vede e mi risponde. Quindi preferisco, si è visto anche il video comunque che vi ho postato con la musichetta di 9 settimane e mezzo. E si è fatto 2 risate perché mi ha scritto appunto in privato, quindi non gli è dispiaciuto, però non voglio postare altre cose perché se le vede tutte. Non ce l'ha anche sua moglie, tra l'altro, lì al mare con lui e altre 2 persone, penso parte del suo team. Una cosa vi devo dire di Marchisio, mi ha colpito particolarmente. Praticamente lui stava questo ombrellone, qui c'eravamo noi proprio attaccati e dall'altra parte c'era il chioschetto, tipo un piccolo bar. Arriva un venditore ambulante e tra l'altro questo è un discorso a sé perché per me è veramente assurdo come possano essere sfruttati in questo modo e tutti fanno finta di non vederli. Vi dico che i venditori ambulanti tipo qua in Olanda non esistono e per me rivederli e così tanti in Sardegna mi ha fatto molto male, veramente ci stavo molto male perché la gente fa finta che non esistano e nessuno ci pensa a loro, a come li sfruttano, quindi è veramente triste. Comunque c'era questo venditore ambulante al chioschetto che cantava e Marchisio era proprio lì che si comprava delle bottigliette d'acqua. E io niente, ho assistito alla scena perché questo venditore ambulante appunto cantava ad altissima voce, quindi lo guardavamo un po' tutti. E ad un certo punto fa: cavolo, ho sete, e Marchisio gli fa: senti, prenditi una Coca-Cola che te la pago io. E gli ho offerto la Coca-Cola. Quindi io lo dico sempre: le persone si giudicano sempre dai gesti che fanno verso chi non gli può dare nulla in cambio. E quindi mi ha colpito piacevolmente questa cosa, ecco, non che io sia una fan super sfegatata, mai stata di Marchisio, anche se ovviamente è un bel vedere, ma devo dire questa cosa gli fa davvero onore. Roll con salmone Philadelphia è il mio preferito in assoluto, ragazzi, e ho paura ad assaggiare i nigiri perché puzzano di cipolla, vi giuro, la gente non mi crede quando io dico che sento l'odore della cipolla, anche quando è stata tolta da un piatto. Oppure i cetrioli, cioè i cetrioli hanno una puzza che vi giuro, se non ti piacciono la senti a chilometri. E questo è un problema che io ho con il sushi olandese, perché mettono cetrioli ovunque, ovunque. Come da noi l'avocado, qui c'è il cetriolo, ovunque. Comunque, in un altro video, non mi ricordo, forse in un vlog, vabbè, avevo menzionato, parlavamo delle mie uscite, perché sono praticamente 2 anni che io non vi parlo della mia vita sentimentale e non vi ho mai naturalmente presentato nessuno in questi 2 anni, ma naturalmente sono uscita con alcuni ragazzi, anche per un periodo, diciamo, piuttosto lungo, ma non mi sono sentita ovviamente di condividere nulla, anche perché imparo ovviamente dagli errori del passato, ok? E come vi avevo detto, voi siete molto importanti nella mia vita e non tutti si meritano di conoscervi, ok? Non tutti si meritano di entrare a far parte della mia bolla felice di internet di cui fate parte voi, io, ma nessun altro, ok? Quindi, appunto, no, però
Però in questo video, siccome mi avete chiesto di parlare un pochino di più, tra l'altro voglio fare un video anche su questo, mi avete detto che vi sarebbe molto utile, quindi ditemelo anche nei commenti se lo volete, un video in cui vi parlo soltanto di come sono le relazioni una volta che esci da una relazione con un narcisista. Quindi quello che succede nella tua testa quando passi da una relazione molto tossica ad una relazione che invece tossica non è. E quindi fatemi sapere se vi può interessare, vi farò proprio un video a parte. Ma oggi volevo parlarvi un po' appunto di vari appuntamenti, uscite che ho fatto con dei ragazzi, senza ovviamente far capire di chi si tratta, perché può sempre arrivare a loro tramite i miei video, anche se indirettamente. Quindi, allora, di uno voglio assolutamente, e tra l'altro non vi posso dire neanche come li ho conosciuti, perché altrimenti alcuni potreste arrivare a capire chi sono, non che li conosciate, forse un paio sì, però non sono italiani, comunque. Uno in particolare, no, uno, questo sicuramente non lo conoscete, non potete conoscerlo. Allora, uno, questo in particolare, però, mi era rimasto. Allora, assaggiamo il nigiri che aveva la cipolla, ragazzi. Tra l'altro, facciamogli il bagno bene nella salsa di soia, così non sento questo odore di cipolla che vi accompagnerà anche nei vostri incubi dopo questo video. Si sente la cipolla. Mi giuro, mi fa troppo arrabbiare quando mi rovinano il cibo così. Che ci aggiungono ingredienti pensando che piacciono a tutti, quando invece non è così. Ok, quindi riprendiamoci. Ma questa uscita in particolare volevo menzionare, praticamente, allora, è stato strano, un po' come con i primi appuntamenti con un narcisista. Che cosa succede? Quando sei là ti sembra che stia andando tutto bene, almeno per me è stato così. Poi quando torni a casa e ripensi a varie cose ti rendi conto che in realtà non era tanto normale. Tra l'altro non vi ho menzionato, scusate se passo da un argomento all'altro, ma mi sono vista nel monitor, non vi ho menzionato che sto indossando questa vestaglia rosa fighissima, ragazzi, che ha... dov'è? Ha il mio nome, è in seta e me l'ha spedita un brand con cui lavoro. Quanto è bella, e quindi volevo indossarla per questo video, anche perché domenica sono a casa, non devo uscire, quindi easy, abbigliamento, outfit, easy. Ma appunto, in particolare di questo ragazzo, allora abbiamo fatto un picnic, è stato molto carino in realtà, perché ha portato tutte le cosine da mangiare, ha portato insomma la bottiglia di vino, quindi siamo stati bene. Uno continuava a dirmi, no, bevi tu, quindi si riempiva il bicchiere tipo di un dito e a me lo riempiva fino all'orlo, e io tipo, what? Cioè al momento non ci ho fatto caso, poi invece ho pensato, vabbè, questo voleva farmi ubriacare, probabilmente, non lo so, però non ci è riuscito assolutamente. Quindi, poi appunto questa cosa mi stonava parecchio, poi... Altro grossissimo campanello d'allarme, vi sto parlando dell'estate scorsa, altro grossissimo, forse era primavera, estate? No, estate. Altro grossissimo campanello d'allarme era stato che mi faceva complimenti, ma nel complimento, e chi è stato con un narcisista questa cosa la conosce benissimo, perché è proprio un modus operandi loro, nel complimento c'era anche una specie di critica, tipo, non mi ricordo che cosa mi ha detto, comunque ce l'avamo già visti prima, no? E quel giorno mi fa, ah, mi piace un sacco come sei vestita oggi, e io, grazie, e poi, l'unica cosa è che secondo me quelle scarpe abbinate a questa borsa, e io tipo, what? Cioè, uno, che ti ha chiesto niente, ma due, se vuoi fare un complimento, fai un complimento e basta. Non devi poi metterci la critica, no? E questo si sa che io poi non voglio dire che quel ragazzo fosse un narcisista, però
ho molti sospetti su questo. Quindi questo è stato un campanello d'allarme fortissimo, però al momento non ci ho fatto caso, perché non essendo una persona permalosa, cioè non è che ci rimango male se uno mi dice, cioè mi commenta l'outfit, capito? Però in quel caso era veramente fuori luogo fare una cosa del genere, anche perché non ci conoscevamo abbastanza bene, quindi è stato veramente fuori luogo. Poi, altra cosa che è stata un red flag gigantesco è che siamo stati fuori, non lo so, 3 orette. Io vi giuro, mi avrà menzionato la madre, io penso 50 volte. Cioè, non una, non due, non tre, non quattro, 50 volte. Diceva, no perché, vado a vedere una casa da acquistare e ovviamente viene mia mamma per vedere anche lei, no? E vabbè, e poi, sì perché vado in vacanza con mia mamma, no perché ho deciso, però ho chiesto a mia mamma. Io ad un certo punto gli faccio, ma, cioè, era palese che avesse un problema. Faccio, scusa, ma ti rendi conto che menzioni veramente tanto tua mamma? E io pensavo che lì lui si facesse una risata e mi dicesse, beh sì, hai ragione, no? Poteva dire, non lo so, magari sono nervoso, oppure mia mamma è tanto presente nella mia vita, quindi non lo faccio apposta, no? Insomma, qualsiasi cosa. Questo mi guarda serissimo e mi fa, non mi sembra. Perché? Una cosa del genere, tipo, non mi sembra, o tipo, davvero, non credo proprio. E io tipo nella mia mente, oh mio Dio, cioè letteralmente hai parlato di, cioè praticamente non ha fatto altro che parlarmi di sua mamma. Cioè se ci penso adesso, non ha fatto altro che parlarmi di sua mamma. Comunque un gran figo sto ragazzo, vi devo dire. E poi altra cosa che al momento non ci avevo fatto tanto caso, però poi ho detto ma, è che aveva, non mi ricordo se una cintura Hermès, o comunque aveva qualche gioiello di Cartier. E faceva in tutti i modi perché io notassi questi gioielli, che tra l'altro anch'io ce l'ho i gioielli Cartier, ma non è che sto là per farti vedere l'anello o il bracciale. Lui faceva così e la cosa, vi giuro, era tragicomica, perché ad un certo punto gli faccio, bello il tuo anello Cartier, mi sa che era un anello, perché cioè era palese che volesse farmelo vedere, e mi fa, sì, hai visto? Sono andato in negozio, l'ho preso con mia mamma, e io, ok, non avevo dubbi. Tutte queste cose qua, più il fatto che ha cercato di farmi ubriacare, ma era palese, perché tipo, si versava il vino, no? Cioè tipo niente, e poi a me, vi giuro, fino all'orlo. Poi io, vabbè, bevevo sto bicchiere, lui a sé poi non versava nulla, poi di nuovo a me fino all'orlo. Quindi, se hai buone intenzioni, se ti comporti bene, non hai bisogno di far ubriacare le ragazze, no? Quindi, veramente, narc, desperate, crazy, mommy issues vibes, e quindi non ci sono mai più uscita. Ma vi dirò di più, ovviamente ci scrivevamo e tipo ha iniziato ad essere molto manipolativo, nel senso voleva farsi rincorrere, ma io già ero un po' frenata su di lui, perché comunque queste red flags, insomma, poi ripensandoci, erano molto presenti nella mia mente, quindi non mi fidavo completamente di sto ragazzo, però ci sarei uscita nuovamente, insomma, perché no, poi uno magari si sbaglia alla prima uscita, oppure avrei avuto la conferma, no? Quindi ci sarei anche uscita nuovamente, quindi insomma ci scrivevamo, eccetera, eccetera, e lui tipo ad un certo punto inizia a fare tipo la vittima. Cioè, ah, mi sa che non gli rispondevo subito, questa è un'altra cosa veramente tipica di narcisista, se non gli rispondi subito vanno fuori di testa. E tipo, dicevo, scusa, ma, cioè, lavoravo, cioè, scusami, guardavo il computer, non ho visto il telefono. Io poi vivo con il cellulare con vibrazione, perché altrimenti veramente, cioè, mi suona tutto il giorno, mi si scarica la batteria in 2 secondi. E quindi gli ho risposto dopo un po'. Poi ho iniziato a dire cose tipo, no, cioè è passato dall'essere super manipolativo facendo un po' lo stronzetto, ok, per farvi capire le dinamiche, ha passato a fare la vittima completamente, cioè da così a così, tipo,
Ecco, tu non mi vuoi più perché non sono. Non, cos'è che mi ha detto? Non è che mi ha detto perché sono sfigato, ma non mi ricordo. Insomma, c'è una roba del genere. Ecco qua, di là. E faccio, guarda, ad un certo punto, no, non voglio più uscirci con te. Oppure, no, era diverso. Mi sa che prima faceva lo stronzetto, e poi gli faccio, guarda, per l'uscita, perché già avevamo riorganizzato, faccio, guarda. Ti devo dire onestamente, ho cambiato idea, non mi va più di uscire con te. E lui da lì ha iniziato, cioè è cambiato così e così, ha iniziato a fare la vittima, tipo, ecco, io lo sapevo perché tu, io sono sfigato, non sono come gli altri ragazzi, quindi tu, cioè, in realtà non aveva niente di sfigato, anzi un bellissimo ragazzo, quindi ho detto, mamma mia, cioè qui i red flags veramente continuano imperterriti, molto molto manipolativo. E non l'ho più mai voluto né vedere né sentire. E quando vi dico che bisogna avere, mettere i paletti, bisogna pensare a queste red flags, stare attenti, io penso quella volta di aver scansato ragazzi, ma un narcisista, uno di quelli che proprio, cioè, ad un certo punto dopo 3 uscite già ti trattano male. E se ci penso mi vengono i brividi. Se non avete mai assaggiato i nigiri con salmone affumicato, ragazzi, fatelo perché sono favolosi. Quindi sì, quella volta mi si è praticamente presentato. Penso che l'universo quella volta mi abbia mandato una specie di fotocopia di un mio ex, super tossico e super narcisista, e l'universo voleva vedere se io sarei stata capace di riconoscerlo. E l'ho fatto, per fortuna, ogni tanto ci ripenso però. Chissà come sarebbe andata, penso che sare ci sarei stata male, per l'ennesima volta sarei stata male, quindi no grazie. Poi, senza darvi troppi indizi, posso raccontarvi anche di un altro ragazzo, che però non ho propriamente frequentato, diciamo che tramite amicizie in comune siamo usciti, cioè ci conoscevamo ma siamo usciti da soli una volta. Una persona seria, lui, molto seria, molto con la testa sulle spalle, con un'ottima carriera, un ottimo lavoro. Una persona che ha sofferto molto in passato, sicuramente non un narcisista, però secondo me non troppo emotionally available, ok? Anche lui. Gran bel pezzo di figo, cioè un gran figo, veramente tanto. Però, appunto, abbiamo fatto questa uscita che è stata molto piacevole, insomma, abbiamo riso, abbiamo passeggiato e poi, insomma, ci siamo salutati, niente. Io gli ho scritto un messaggio per ringraziarlo perché comunque usciamo, mi offri il tè, mi offri il pasticcino, eccetera, eccetera, insomma, ti mando un messaggio, ti ringrazio. Lui non mi ha mai risposto, ok? Mai risposto. Dopo un mesetto, più o meno, non mi ricordo, circa un mese, forse 2 o 3 settimane, insomma, una roba del genere, sarà stato venerdì sera o sabato sera? Secondo me era venerdì. Ok, un venerdì sera, ok? Prende e mi scrive. Io ancora scioccata, veramente. Cioè, prende e mi scrive e mi dice: ehi, ciao, che fai? Ti va di passare a casa mia stasera? Sto per infornare una pizza, ho un film da vedere e una buona bottiglia di vino. E mi manda le foto tipo della TV, del vino, della pizza e io tipo, what? Cioè, a parte che se vuoi vedermi, me lo dici prima, non me lo dici all'ultimo secondo, perché è pur vero che io quel venerdì non stavo facendo nulla, anzi mi sa che ero a casa a lavorare, quindi non stavo facendo nulla, ok? Ma me lo dici prima, ci organizziamo prima, me lo chiedi prima, mi chiedi che cosa voglio mangiare, se mi va bene mangiare la pizza, insomma si decide assieme che cosa mangiamo, si decide assieme se stare a casa o uscire, si decide assieme. Insomma, poteva anche chiedere che tipo di vino mi piace, insomma, non mi è piaciuto per niente. E quindi naturalmente gli ho detto, guarda, no, cioè, molto onestamente gli ho detto, guarda, io non ti conosco abbastanza bene da venire a casa tua. E quindi lì poi lui, sì, no, vabbè, tranquilla, dai, comunque ci becchiamo in giro, solito, sarà per un'altra volta. Io, ok.
sparito completamente, non l'ho mai più sentito. Non mi sono fatta viva nemmeno io, ovviamente, perché non puoi onestamente scrivermi alle 6 di sera di venerdì e dirmi vuoi venire adesso? Cioè, no, non mi dà l'idea tanto di serietà e quindi mi ha stupito un po' perché sapevo di lui che era una persona, che è una persona molto seria, ok? Quindi secondo me è una persona che ha sofferto molto in passato e quindi ha paura un po' ad aprirsi, a lasciarsi andare e preferisce cose di una notte via, che non c'è niente di male a farlo, ma non è una cosa che fa per me. Perché io sono, ho scoperto demisexual, che significa che riesco ad avere, diciamo, intimità con persone per le quali provo qualcosa, altrimenti per me è praticamente impossibile, ok? Cioè, no. E nonostante lui mi piacesse veramente, veramente tanto, cioè, tanto, gli ho detto di no. E quindi non ci sono andata, non l'ho più visto poi, ovviamente. E con le mie amiche, che vedendolo mi dicevano, complimenti perché io non sarei riuscita a rifiutare Nicole, brava! E quindi sì, ripeto, non un narcisista, sicuramente una buona persona, anzi, ma decisamente non fa per me, non fa per me. Io voglio qualcuno che è stessa cosa, bisogna mettere i paletti e rifiutare tutto quello, perché c'è chi accetta tutto quello che arriva, ok? In realtà bisogna fare una bella selezione perché tu sai quello che vuoi e quindi devi anche essere talmente forte da rifiutare quello che non vuoi, che non fa per te. Senza quelle idee che abbiamo, almeno io spesso mi è capitato, senza quelle idee da Croce Rossina, no, perché io lo cambio, oppure quelle idee senza idealizzare la persona, ok? Perché molto spesso tendiamo, io per prima, ad idealizzare l'altra persona e a mettergli una specie di farsi dei film su quella persona che magari poi non rispecchiano la realtà. Quindi bisogna stare molto molto attenti anche a non fare questo, perché poi quando la persona non rispecchia il film che tu ti sei fatto nella mente, ci rimani male, ma è solo colpa tua, perché sei tu che nella testa ti sei fatto un'idea che non corrisponde a realtà. Adesso mi sento un po' tipo Carrie in Sex and the City, qui ad Amsterdam, ok, che vi racconto queste cose, però è vero, bisogna assolutamente fare un bel lavoro di smistamento, tipo, e far entrare nella nostra vita solo chi rispecchia, cioè solo quello, chi può darci, ok, lo ridico, solo chi può darci le cose di cui noi abbiamo bisogno, o comunque solo chi può andare bene per noi, perché, ripeto, farsi andare bene qualcosa che non ci va bene può andare bene per un periodo, ma poi inevitabilmente non si va d'accordo e non c'è compatibilità se facciamo finta di voler stare con una persona perché vogliamo cambiarla quando in realtà non ci va bene così com'è, perché è anche un fatto molto egoistico, quindi è importante fare questo tipo di smistamento e non farsi andare bene qualsiasi cosa che arriva, ma appunto dire no. No, difficile perché a volte ci sono anche i sentimenti. Altra cosa che vi racconto, in realtà non ho più fame, ragazzi, e questo nigiri proprio non mi ispira, che so di cipolla. Questo invece salmone affumicato, ragazzi, la bontà. Posso raccontarvi anche di un altro ragazzo. Non avete idea, non avete idea. Tra l'altro, ragazzi, sono le 21 e 33, non so se riuscite a vederlo, 21 e 33, io sto filmando con la luce naturale, qui c'è luce fino alle 11, 11, diciamo che tramonta proprio il sole alle 11 e mezza, incredibile. Comunque, sì, sempre sullo stesso filone di discorso, posso raccontarvi di un altro ragazzo a cui mi sono particolarmente affezionata e che vedo e sento tuttora.
con cui però ho bloccato le cose perché vedevo che non era esattamente quello che volevo. È stato molto difficile bloccare le cose, a volte mi chiedo se le ho bloccate completamente oppure no, o, è un discorso un po' complesso, ma avevo visto, senza entrare troppo nei particolari, ma avevo visto che, allora, preambolo, premessa, questo ragazzo, anche lui, strafigo da paura, non lo dico solo io, lo dicono anche le mie amiche, questo ragazzo non è assolutamente un cattivo ragazzo, anzi, penso che sia, anzi, so che è una buona persona, per questo ci sono rimasta in buoni rapporti, è una buona persona, e, non è sicuramente un narcisista, è una persona che non sa dire bugie, che non lo fa, quindi è una cosa che io ho apprezzato tanto, ma è una persona che comunque era presente, poi non era presente, è partito fin troppo, mi scriveva fin troppo, si faceva vivo troppo, 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 e, per poi esserci, ma altalenante, che per me non era un problema così grosso, tant'è che io poi ho portato questa cosa avanti un po' troppi mesi. Qui vi dirò, lasciare andare una persona che ti piace quando non ci sono motivazioni gravi per farlo, ma lo fai semplicemente perché vedi che non siete compatibili, è molto più difficile del lasciare andare una persona che dove le problematiche sono molto più gravi, molto più grosse, molto più evidenti. Perché sei lì a farti mille domande, hai mille dubbi e tante incertezze, non sei sicuro di fare la cosa giusta, almeno per me appunto è stato così, e a volte ancora penso fatto bene o non fatto bene, eccetera, poi mi scervello troppo, quindi poi lascio stare. Ma sostanzialmente un sacco di buone qualità, però senza entrare troppo nei particolari, vedevo che per certe cose non eravamo compatibili, perché io sono dell'idea in questo momento della mia vita che o trovo la persona della mia vita con cui veramente posso costruire qualcosa che rispecchia tutte o quasi tutte le cose che vorrei in un uomo, ok? Fino a quando incontro una persona così, cioè la persona, non voglio dire perfetta perché non esiste, però che ha, che arricchisce la mia vita, che porta qualcosa in più, per me non ne vale la pena. È una persona che è un po' complicata e purtroppo anch'io sono una persona che non si apre tanto in fretta, anzi ho difficoltà a fidarmi degli uomini. In linea generale non mi fido particolarmente e ho difficoltà ad aprirmi, e questo mi è successo anche con lui. Spesso e volentieri quando mi raccontava le cose io tipo non gli credevo, ma non pensavo che se ne accorgesse. Quando l'ultima volta che l'ho visto, ma da amici, mi ha chiesto ma perché... molto spesso, perché una cosa mi aveva detto e faccio guarda, io non pensavo, quando me l'hai detta sta cosa mesi fa, tipo l'anno scorso, io pensavo che, cioè pensavo mi prendessi in giro, cioè non ti ho creduto. E lui mi fa ma mi spieghi perché tante cose che io ti dico, cioè tu non ci credi? E io tipo sono un po', cioè mi ha un po', non lo so, mi ha sorpreso un po' sta cosa, perché io non pensavo che lui se ne accorgesse che io ad alcune cose non gli credevo, invece se ne è accorto. E non penso che sia una cosa molto carina quando tu racconti delle cose ad una ragazza che sono vere e lei vedi che palesemente non ti crede, non deve essere una bella sensazione. Quindi sicuramente anch'io ho fatto i miei sbagli, però ad un certo punto dici, se quella persona ci tiene farà quelle cose in più. E quando queste cose non arrivano, ma continuano ad esserci le cose che c'erano prima, è difficile riuscire a staccarti,
L'ho fatto però, sono felice di averlo fatto perché comunque mi faccio valere i miei valori, le mie idee, la mia prospettiva per il futuro, o comunque appunto sempre il discorso che o mi porta qualcosa in più una relazione oppure no grazie, perché cioè io non ne ho bisogno, non ho bisogno di un uomo, anzi, cioè non ho bisogno proprio di nessuno, quindi o mi porti qualcosa in più oppure... No, grazie. Questo per dirvi che anche quando le cose, cioè anche quando si incontra una persona che non ha cattive intenzioni, che non è un narcisista, bisogna lasciare andare se ci rendiamo conto che quella persona non fa per noi, che quella persona non ci renderà felici, che quella persona ha delle cose con cui noi non andremo mai d'accordo, no? Quindi è forse ancora più difficile, come vi dicevo poco fa, rendersi conto di queste cose quando non sono così importanti le problematiche, quando appunto la persona non è un pazzo narcisista, però vedi che ci sono delle cose che tu dici, però io se mi mettessi con questa persona, se ci stessi insieme, seriamente per un lungo periodo questa cosa non mi andrebbe bene, cioè c'erano delle cose che magari potevano andarmi bene nel primo periodo perché comunque non ero ovviamente innamorata, non ero troppo attaccata a questa persona, ma nel lungo termine sicuramente queste cose non mi sarebbero andate giù e quindi non è stato semplice, ma ho dovuto mettere uno stop. Penso che mangerò ancora l'ultimo pezzettino di salmone Philadelphia, ragazzi. Pensavo di aver preso poca roba, in realtà non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ho finito anche quasi tutta la salsa di soia. Mamma mia, ragazzi. Strabuono. Poi un altro ragazzo che ho visto, molto carino, molto simpatico, un bellissimo ragazzo. Non è decisamente il mio tipo fisicamente, perché a me piacciono biondi con gli occhi azzurri, lui moro con gli occhi scuri, però molto alto. Nessuno è italiano di tutti i ragazzi di cui vi ho parlato finora, ok? Quindi, giusto perché poi pensate che sia questo, pensate che sia quello, non sono italiani. Comunque, questo ragazzo, molto carino, molto simpatico, però un marpione, una cosa incredibile, ci ha provato subito, non appena ci siamo visti, tipo subito, bacia tremendamente, ma una cosa tremenda. Non mi è piaciuto. Ma la cosa più assurda, è che poi io, cioè, gli faccio, guarda, senti, vediamoci come amici, no? Perché mi chiedeva, dai, ci vediamo. Sì, ok, vediamoci come amici, però. E non so che, come la, cioè, non so che cosa possa capire un ragazzo quando ti dico vediamoci da amici, perché poi ci riprovi esattamente come la volta scorsa, prendimi bacio il collo, anche no, quindi poi non l'ho più visto, anche se ci sentiamo in realtà. Una persona con cui vorrei restare amica, ma non penso che lui voglia essere mio amico, anzi, ma questo sicuramente no. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Qua, ragazzi, sono adesso, in questo momento, 21:46 e c'è un tramonto meraviglioso fuori, veramente stupendo. Guardate che roba, ragazzi, dovevo troppo farvelo vedere. Che meraviglia. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Ma bacio enorme, venite qua per il nostro abbraccio, che vi abbraccio forte, 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 forte. Io vi aspetto al prossimo video. No, ciao.